Pace e bene a tutti. Carissimo Monsignore Franco Masconi, fratelli Vescovi, Cappuccini, fratelli e sorelle tutti. Che gioia esserci qui oggi in questa festa del Gran Santo Padre Pio. Quando ero seminarista, sono andato alla casa generalizia dei Cappuccini per chiedere permesso al generale di recarmi a San Giovanni Rotondo per incontrare Padre Pio. Sono rimasto molto deluso quando mi è stato negato il permesso. Ma ora posso venire da Padre Pio in compagnia del nostro Vicario Generale, Padre José Ángel, Padre Maurizio e tanti frati cappuccini. La vita e la testimonianza di Padre Pio ha aiutato tutti noi frati a intravedere la bellezza della nostra vocazione e ci ha spronato a impegnarci per essere più fedeli. Abbiamo così tanto da imparare dai nostri santi, in particolare del nostro caro Padre Pio. Lui è un dono d'Italia al mondo e alla Chiesa intera. Desidero salutare gli amati figli e figlie spirituali di Padre Pio, che sono qui numerosi al santuario e che partecipano per mezzo della televisione o internet. Sono sicuro che oggi Padre Pio ci sta sorridendo, soprattutto per i moltissimi giovani che hanno partecipato nella veglia. Consentitemi di condividere con voi che durante il concistoro del mese scorso a Roma, molte persone si sono avvicinate a me per chiedermi un autografo o per farsi fotografare con me. A proposito, la Madre Teresa diceva: per ogni foto un'anima esce del purgatorio. Ero molto lusingato da tutte queste attenzioni finché non mi sono reso conto che tutti pensavano che fosse il Cardinale Padre canta la Messa. Ora, oggi devo iniziare questa omelia con una confessione. Io non sono Padre canta la Messa. Lui è molto più santo, più saggio e più eloquente. Io sono solo un povero ologramma. Papa Francesco ha un grande talento nel coniare espressioni e nel richiamare la nostra attenzione su profonde realtà spirituali con un linguaggio semplice. Nel suo tratto sulla santità, il Santo Padre fa riferimento ai santi della porta accanto. Conosciamo tutti persone che rientrano in quella categoria. Da giovane prete, praticamente tutti i miei parrocchiani in Washington erano lavoratori migranti senza documenti o servitori nelle ambasciate e nelle case dei benestanti. Erano spesso sfruttati e maltrattati. Per la mia difesa a loro favore sono stato ricompensato con la qualifica di El cura de las fregonas, il prete dei lavipavimenti. Ancora oggi lo considero il titolo più importante che qualcuno mi abbia conferito. Tra quei lavoratori servi privi di documenti, ho conosciuto molti che erano veramente molto santi. Hanno vissuto una vita di grandi sacrifici
per mandare denaro ai loro parenti affamati nei paesi di origine. Vivevano una vita di piena fiducia nell'amorevole misericordia di Dio, come la vedova che mette le sue ultime monete nel cesto della raccolta e che Gesù indica a tutti. Essi erano davvero gli Anuim, i poveri di Dio. Il giovane sacerdote mi diceva che sperava un giorno di essere buono e santo come queste persone. Oggi ci riuniamo per la festa di uno dei nostri fratelli cappuccini, che non è un santo della porta accanto. Sono sicuro che Padre Pio sarebbe stato molto felice di condurre una vita nascosta ed essere uno di quei santi anonimi che passano inosservati e sconosciuti. Nel Vangelo di oggi, Gesù loda il suo Padre Celeste per aver nascosto queste cose ai saggi e ai dotti, e rivelati ai piccoli. Padre Pio era uno di quei piccoli ai quali Dio si è rivelato. Ma nel progetto di Dio, questo povero semplice contadino era destinato a diventare uno strumento per rivelare al mondo intero la presenza amorevole e la misericordia di Dio. Dio, a volte, prende il santo della porta accanto e punta i riflettori su quell'individuo affinché la sua vita e sua testimonianza diventino una finestra, un portale attraverso il quale le persone possono intravedere la presenza di Dio per scoprire Dio nascosto in bella vista. Le persone si accalcano rapidamente intorno a quella finestra a causa della loro fame di Dio, della loro fame di significato, dalla loro fame di perdono. Nel 1947, il giovane sacerdote polacco appena ordinato, Karol Wojtyła, cercò Padre Pio per ricevere il sacramento della riconciliazione. Era Don Wojtyła mosso dalla curiosità o del desiderio di chiedere consiglio su una possibile vocazione religiosa all'ordine carmelitano, o semplicemente dal desiderio di sperimentare la santità di un grande mistico? Non conosciamo tutti i fatti storici relativi al loro incontro. Alcuni sostengono che Padre Pio abbia detto a questo giovane sacerdote che un giorno sarebbe diventato Papa. Quello che sì sappiamo è che nel 1972 Giovanni Paolo II, allora arcivescovo di Cracovia, inviò una lettera in latino chiedendo a Padre Pio di pregare per una collega polacca, la dottoressa Wanda Poltaski, che era affetta da una grave forma di cancro. Sappiamo che questa donna fu successivamente guarita in modo meraviglioso. Sono sicuro che nessuno ha dovuto convincere Papa Giovanni Paolo II della santità, delle virtù eroiche e dello straordinario impatto di Padre Pio. 20 anni fa,
Papa San Giovanni Paolo II ha canonizzato questo grande santo, la cui vita ha toccato molti milioni di persone in tutto il mondo. Padre Pio non era un santo anonimo nascosto della porta accanto. Non solo in Italia, ma quasi ovunque nel mondo si possono trovare foto, immagini e statue di Padre Pio, non solo nelle chiese, ma anche in negozi, ristoranti e fabbriche. Quante persone portano una sua foto nel portafoglio o in borsetta? Milioni di persone vengono qui ogni anno per visitare il suo santuario. Centinaia di migliaia appartengono ai gruppi di preghiere da lui ispirati. Alla fine della sua vita riceveva 5.000 lettere al giorno. Ma Padre Pio non si vantava della sua fama o notorietà. Dio lo ha scelto piccolo per essere un portale verso il trascendente. Dio sceglie i deboli per confondere i forti. Nella prima lettura di oggi, del profeta Geremia, la parola di Dio ci ammonisce dicendo: il saggio non si vanti della sua sapienza, né il forte si vanti della sua forza, né il ricco si vanti delle sue ricchezze. La seconda lettura riprende lo stesso tema, dove San Paolo dice ai Galati: quanto a me invece, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Padre Pio era un uomo che non si vantava nella sua saggezza, né della sua forza, né delle sue ricchezze. Come Paolo, il suo vanto era nella croce del nostro Signore Gesù Cristo, e come il poverello, Padre Pio divenne un crocifisso vivente. Il Papa Francesco, qualche anno fa, ha invitato i cardinali del C9 ad accompagnarlo in pellegrinaggio a Assisi. È stato un viaggio memorabile. Siamo andati con elicotteri militari. Pregavo il atto di contrizione tutto il tempo. La prima tappa ad Assisi è stata all'Istituto Serafico, che si prende cura di bambini gravemente handicappati. Parlando con i bambini e i loro accompagnatori, Papa Francesco ha riflettuto su come Cristo risorto è salito al cielo e ha portato con sé le ferite delle mani, dei piedi e del costato. Il Cristo risorto è ancora il Cristo crocifisso. Quando appare ai suoi discepoli, si identifica mostrando loro le sue ferite. Pace a voi, dice. Con Padre Pio, quelle ferite tornano dal cielo e rendono Cristo più vicino, visibile, presente nel nostro mondo. Nella mia parrocchia di migranti in Washington, ho avuto il privilegio di avere dei gitanos, in un'espressione più contemporanea,
di Roma. Tra loro ho scoperto anche alcuni santi della Porta Accanto, persone di profonda fede e misticismo. Ci sono state molte notizie questo anno, siccome sono riprese le processioni della Settimana Santa in Spagna dopo la pandemia. Ho visto un video su internet di qualcuno che cantava un saeta. Saeta è una parola spagnola che significa freccia ed è il nome dei canti che la gente canta dai balconi di Siviglia e della città del sud di Spagna, mentre le immagini della Dolorata e del Nazareno passano in processione. La parola della saeta, del canto, erano: chi può prestarmi una scala perché io possa salire sulla croce per strappare i chiodi a Gesù il Nazareno, il Cristo degli zingari, che hanno sempre le mani insanguinate per aver strappato i chiodi? Quando vediamo il dolore di Gesù con occhi di amore, il suo dolore diventa il nostro. Non è difficile immaginare, Padre Pio, chiedere una scala per poter salire sulla croce, per abbracciare il Signore crocifisso e strappare i chiodi. Le mani di Padre Pio erano insanguinate da questi chiodi. Padre Pio potrebbe fare le parole di San Paolo: sono stato crocifisso con Cristo, non solo più io che vivo, ma Cristo vive in me. E perché porto i segni di Gesù sul mio corpo. Nel Vangelo di oggi Gesù ci dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mite e umile di cuore, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Il giogo di Gesù è la croce. Padre Pio portava quel giogo con amore. Il peso e amore Dio, il peso è amare Dio e amarsi gli uni gli altri. Il peso è posto su di noi con amore ed è destinato a essere portato con amore. Molti anni fa, Hollywood ha prodotto un film meraviglioso sulla vita di Padre Flanagan, famoso per il suo ministero verso gli orfani. Una delle scene più memorabili è quando Padre Flanagan incontra un ragazzo che porta sulle spalle un bambino più piccolo che ha la poliomielite e indossa un tutore per le gambe. Vedendo il ragazzo affaticato, Padre Flanagan si avvicina per aiutarlo, ma il ragazzo risponde: non si preoccupi, padre, non è pesante, è il mio fratello. Il giogo è facile e il peso leggero quando è portato con amore. Padre Pio ha portato il peso della stima a te per 5 decenni. Queste e tante altre sofferenze fisiche che sono state sopportate con amore e pazienza. In un mondo in cui il dolore è visto come il male più grande, Padre Pio ci mostra il potere della croce.
ci mostra che il male più grande non è il dolore, ma il peccato, l'egoismo. Il dolore può essere un'arma a doppio taglio che si rivolta contro noi stessi, porta alla autocommiserazione, alla rabbia, alla disperazione. Quando la croce nasce con amore in unione con Gesù, è vivificante e porta alla risurrezione. Alcuni di noi si trovavano nella Basilica di San Pietro durante l'anno della misericordia, quando il Santo Padre fece portare le reliquie di Padre Pio e di San Leopoldo nella Basilica di San Pietro a Roma. Migliaia di persone sono venute a pregare davanti alle reliquie. Di tutti gli anni santi che ho vissuto nella mia vita, l'anno della misericordia indetto da Papa Francesco è stato il più potente. Non sorprende che il Santo Padre abbia scelto Padre Pio come santo che esemplifica la missione di misericordia nella Chiesa. Un paio di anni fa trovai a Roma un bellissimo libro del Cardinale Martini intitolato «Come Gesù gestiva il suo tempo». Il Cardinale fa un studio approfondito dei Vangeli, fa una lista delle priorità di Gesù. Egli elenca le 5 o 6 priorità di Gesù. Se qualcuno mi avesse chiesto quale sarebbe stata la prima priorità, avrei detto che la prima priorità di Gesù fosse annunciare il regno, predicare il Vangelo. In realtà, il Cardinale Martini dimostra che questa è la seconda priorità di Gesù. La sua prima priorità era la misericordia, prendersi cura dei malati, scacciare i diavoli e nutrire gli affamati. Ciò ha perfettamente senso perché la misericordia è il contesto per la predicazione del Vangelo. Le persone ascolteranno il nostro messaggio solo quando saranno convinte che le amiamo. Padre Pio ha abbracciato la stessa priorità di Gesù. La sua era una missione di misericordia verso coloro che erano malati fisicamente o spiritualmente. In quel contesto annunciava la buona novella del Vangelo. Il confessionale e la casa sollievo della sofferenza sono solo due dei modi con cui Padre Pio manifestò l'amorevole misericordia di Dio nel mondo sconvolto dal dolore, della sofferenza e del peccato. Il classico libro della spiritualità russa del 800 è I racconti di un pellegrino russo. Il libro è stato trovato per la prima volta su Monte Athos in Grecia. È la storia di un pellegrino mendicante che pratica la preghiera di Gesù. I suoi viaggi lo portano attraverso l'Ucraina, Russia e Siberia. Oggi vogliamo pregare molto per i nostri fratelli in Ucraina. Il suo pellegrinaggio è iniziato quando ha sentito le parole della prima lettera di San Paolo ai Tessalonicensi. Pregate incessantemente, che sono state proclamate durante la Divina Liturgia.
Il pellegrino ripete ininterrottamente la preghiera a Gesù. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Padre Pio una volta si descrisse come un povero frate che prega. Padre Pio era certamente un uomo di preghiera incessante. Come Gesù gli fu anche maestro di preghiera, invitava le persone ad approfondire la loro vita di preghiera e di amicizia con il Signore Crocifisso, la Beata Madre, i Santi e gli Angeli. Si dice che il Padre Guardiano una volta gli chiese quante rosari recitava ogni giorno. Il Padre Pio ripose 34, più di quanto la maggior parte di noi ne dice in un mese. Come Gesù nel deserto, in cima a un monte, nell'orto degli ulivi, Padre Pio era un uomo di preghiera costante. Come tutti i grandi santi, la vita di Padre Pio è diventata una preghiera. Le sue giornate erano un rosario vissuto, come ha detto Papa Benedetto, nella continua meditazione e assimilazione dei misteri di Cristo nell'unione spirituale con la Beata Vergine Maria. Questo spiega la singolare coesistenza in lui di doni soprannaturali e concretezza umana. E tutto culminava nella celebrazione della Santa Messa in cui Padre Pio era pienamente unito a Cristo crocifisso e risorto. Da questa profonda vita di preghiera, come fonte sempre viva di misericordia e di carità, il desiderio ardente di Padre Pio era di portare guarigione affinché le persone potessero tornare a Dio e potessero sperimentare le misericordie di Dio, riscoprire la gioia e la bellezza del discepolato, la grazia dell'amicizia con Gesù, di essere parte della famiglia di Gesù, la Chiesa. La vita incessante preghiera di Padre Pio, che lo ha trasformato e riempito della luce di Cristo, ha aiutato a guidare le persone sulla via della santità. È diventato davvero una finestra sul trascendente. Come dice Ruffin nella sua biografia, Padre Pio ha reso Dio reale. In un mondo di incredulità, la presenza della santità porta luce e pace in un mondo di oscurità e caos. I santi della porta accanto, i santi che Dio magnifica con le sue grazie, sono un dono per aumentare in noi la nostalgia della patria ancora invisibile per la quale siamo stati creati. Papa Francesco ha detto che le due vie della santità sono la preghiera e la comunità. Padre Pio ne è un esempio eccezionale. In una società che ha in gran parte abbandonato la preghiera e l'osservanza del giorno del Signore, questo uomo santo ci insegna che la preghiera porta la forza della croce della nostra vita e ci permette di entrare nel mistero dell'Eucaristia. Molte persone hanno abbandonato l'Eucaristia domenicale perché non sanno più pregare. Oggi
siamo in questo luogo santo per chiedere a San Padre Pio di pregare per noi, di insegnarci a pregare, amare e guarire. Preghiamo che Egli ci preste quella scala che ci permetterà di salire sulla croce e strappare i chiodi della mano dei nostri fratelli e sorelle che sono, come diceva Madre Teresa, Cristo in un travestimento doloroso. Oggi siamo davanti a questo grande santo e lo ringraziamo per aver mostrato al mondo che Dio è reale e che l'unico vero successo nella vita è la santità. Amen.